Nel fascio di rette parallele alla 6x determina le rette sulle quali le liste di equazioni x quadro mezzi più y quadro dodicesimi uguale 1 stacca una corda di lunghezza radice quadrata di 2. Problema successivo a quello che abbiamo visto, uno potrebbe spaventarsi, ma qual è questo fascio di rette parallele all'asse delle x? Dunque, fascio di rette vuol dire totalità della rete, quindi uno deve ragionare, ragazzi, non vi fate spaventare dal linguaggio matematichense del libro o del vostro professore. Tutte le rette, la totalità delle rette parallele all'asse x hanno sempre equazione y uguale k, y uguale costante, no? Y uguale 2, y uguale 0, che poi è l'asse x, y uguale meno 2, y uguale meno 4. Quindi trattasi di rette l'equazione y uguale k, con k che è costante. È un problema che abbiamo visto molte volte, perché qui è un problema che abbiamo visto anche nei precedenti video, no, su questo argomento, solo che nei precedenti problemi, se ci pensate bene, ci davano l'ellisse, che ce l'avamo pure qua, ci davano l'equazione della retta, e che intersecata l'ellisse ci dava i due punti di intersezione, ovviamente la retta era secante dell'ellisse, distanza tra due punti avevamo la corda, qui ci dà la lunghezza della corda. Quindi, comunque, l'intersezione tra l'ellisse è retta, lo dobbiamo comunque fare. Immaginiamoci un attimo la situazione. Adesso non la va a disegnare nel dettaglio quell'ellisse. Quell'ellisse, però, possiamo sicuramente dire che siccome a quadro è minore di b quadro, stavolta ha i fuochi sull'asse y. Quindi supponiamo che sia un'ellisse così. Supponiamo, adesso non so se sa proprio questa qua, ma non importa nulla. Supponiamo che y uguale k sia questa. No, y uguale 3, per esempio. No? Vedete che la corda è questa qua. Sta corda AB, ci dice il testo, essere di lunghezza AB, radice quadrata di 2. Ma la domanda è, siccome mi chiede questa retta, intanto A e B, possiamo dire che avranno la stessa ordinata? Avranno ovviamente differente ascissa, ma le due ascisse saranno uguali, ma immagino col segno diverso. Una sarà positiva, l'altra sarà negativa, vedete? Ecco. Ma l'ordinata di AB, A e B stanno alla stessa altezza, alla stessa quota, quindi saranno le stesse. Quindi, andiamo a intersecarci quella retta lì, di cui non conosciamo il coefficiente con quell'ellisse. Allora, intanto l'ellisse ce la scriviamo bene, 12 e 2 per 6, quindi il minimo con il multiplo tra 2 e 12 è 12, moltiplichiamo per 12 entrambi i membri, abbiamo un 12 diviso 2 fa 6, quindi 6x quadro, 12 dodicesimi fa 1 per y quadro e y quadro uguale 12 per 1, 12, intersecata appunto con y uguale k. Quindi abbiamo che y e k, siamo d'accordo, no? Andiamo a metterla lì, che ci viene fuori? Ci viene fuori un 6x quadro più k al quadrato uguale 12. Troviamoci quindi x quadro. Dunque, 6x al quadrato è 12 meno k al quadrato, che vuol dire, dividendo per 6, x quadro uguale, guardate, 12, se verrebbe 12 meno k al quadrato, tutto diviso 6. Ma questo lo possiamo anche scrivere come 12 sesti, che è 2, meno k quadro sesti. Perfetto. Quindi x, che è più o meno la radice quadrata di 2 meno k quadro sesti. Attenzione che c'è la condizione di esistenza della radice da mettere, no? Vi ricordo che il radicando di una radice deve essere sempre maggiore o al massimo uguale a 0, quindi dobbiamo porre questo 2 meno k quadro sedici. Perché ho scritto 16 sesti, ragazzi? Incredibile, pazzesco quello che ogni tanto faccio. 2 meno k quadro sesti deve essere maggiore o uguale di 0, che vuol dire ovviamente 2 maggiore o uguale di k quadro diviso 6, che vuol dire 12 maggiore o uguale di k quadro. Avendo moltiplicato per 6, vuol dire k quadro minore o uguale di 12, quindi attenzione che k deve essere compreso tra più o meno la radice di 12, quindi tra meno radice di 12, che possiamo scrivere come meno 2 radice di 3, e 2 radice di 3. No? E questa è la nostra condizione di esistenza. Quindi, questa è ovviamente, no? Ora, e quindi vuol dire che, guardate, quindi significa che abbiamo le ascisse e le ordinate. Uno dice, ma non ce l'abbiamo, le abbiamo al variare di k, fa nulla, perché A che coordinate ha? Allora, A avrà coordinate, dunque A ovviamente avrà ascissa negativa, perché stiamo nella parte negativa, siamo nel secondo quadrante, no?
Quindi avrà A e B hanno entrambe ordinate K, ma ascissa 1 meno, dunque una è meno radice quadrata di 2 meno K quadro sesti, no? Quel valore A, quel brutto valore che siamo trovati, è ordinata K. B invece avrà ascissa radice di 2 meno K quadro sesti e K. Questo esercizio l'abbiamo visto molte volte, ragazzi, anche nei problemi sulla circonferenza e sulla parabola, quindi vi invito a cercarlo, perché se siete appassionati del canale lo avrete sicuramente riconosciuto. Dunque, a questo punto, fatto questo, che devo fare? Beh, io però ho un dato, ho che AB è radice di 2. Quando vado a fare questa distanza fra A e B, questa non è una distanza con la formula quella completa, perché vedete che le ordinate sono le stesse, quindi basta fare la differenza in modulo fra le rispettive ascisse. E vanno a fare questa differenza, per esempio ascissa di B meno ascissa di A, viene che AB è 2 radice quadrata di 2 meno k quadro sesti in modulo, ma il modulo bisogna metterlo qua. Modulo di 2 è 2, il modulo della radice quadrata è inutile metterlo, perché io metto il modulo, metto la radice quadrata, sto AB chi è radice di 2, guardate, vedete? Cosa faccio? Elevo al quadrato da una parte e dall'altra per trovarmi i valori di k, che poi devono soddisfare quella condizione lì. Un pochino più, magari più complicato come problema, ma in realtà neanche tanto. Elevo al quadrato, 2 al quadrato è 4, la radice di 2 meno k quadro sesti al quadrato è 2 meno k quadro sesti, uguale 2. Allora, intanto divido per 2, ottengo un 2, che moltiplica 2 meno questo k quadro sesti, uguale 1. A questo punto io direi di moltiplicare la, 2 per 2 è 4, meno k quadro terzi verrebbe, uguale 1, fatto 2 per 2 è 4, 2 per meno k quadro sesti è un meno k quadro, è un 2, meno 2 sesti di k quadro, quindi meno un terzo di k quadro, uguale 1. Moltiplico ulteriormente per 3, ottengo un 3 per 4 è 12, quindi cancello qua, quindi è molto semplice, quindi ottengo un 12 meno k quadro uguale 3. 12 meno 3 è 9, uguale k quadro, in pratica ho portato meno k quadro a destra e 3 a sinistra. K quadro uguale 9 vuol dire K uguale più o meno 3. E ci stiamo? Ci stiamo, perché ci può stare? Vediamo. Vediamo se ci stiamo. Guardate, la radice di 3, ve lo dico, ci stiamo, perché la radice di 3 è 1 estraneo a 3. Se la moltiplicate per 2, ottenete un valore 3,46, un valore più grande di... siccome K deve essere compreso tra meno 3 e 46, 3 e 46, K è più o meno 3, ci stiamo, sta qua dentro. Quindi se K uguale più o meno 3... possiamo dunque dire chi sono le due rette, perché se k è uguale a più o meno 3, le rette sono y uguale meno 3 oppure y uguale 3. Prima avete visto, l'avete intravista l'ellisse che... Dunque intanto vi faccio vedere l'ellisse che non mi sono disegnato, adesso magari... che in effetti è molto simile all'ellisse che... è molto simile all'ellisse che avevo fatto. Adesso però vi faccio vedere quella ellisse di equazione x quadro mezzi più y quadro decimi uguale 1. Bene, questa ellisse, vedete, la vedete con le due rette che intersecate l'ellisse proprio mi formano quelle due corde di lunghezza radice di 2. Quindi abbiamo risolto facilmente anche questo problema.